Mister Franco 5, un altro mattoncino, e che mattoncino verso il vostro obiettivo? Sì, oggi era la partita della vita, sicuramente vincere oggi sapevamo che ci avrebbe dato grandissime chance di salvezza, adesso veramente manca poco, purtroppo abbiamo incontrato un Casarano forte che, come ho sempre detto, era una squadra annoverata per vincere il campionato, si trova quinta per sbaglio. E niente, però i miei ragazzi oggi hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo, avevamo anche la rabbia di tante ingiustizie che abbiamo subito in questo campionato, non ultima appunto il punto di penalizzazione, la partita persa con la Palmese, secondo me, ripeto, ingiustamente, però meno male, poi alla fine io credo anche nella giustizia divina e credo che una mano dall'altro oggi sia arrivata. Mister Giuseppe La Terza, partita rocambolesca e dir poco, siete rimasti in 10, avete tenuto botta, siete andati in vantaggio, poi cosa è successo? È successo quello che purtroppo è successo anche domenica scorsa, i soliti errori, già eravamo rimasti in 10, l'errore che domenica scorsa abbiamo fatto purtroppo l'abbiamo ripetuto anche oggi, una partita importante, difficile, sono stati bravi anche a passare in vantaggio e poi su due palle inattive abbiamo preso gol, l'ultima un fallo assolutamente che non dovevamo fare, mancava pochissimo, una palla esterna, siamo andati scivolata, in questi momenti ci vuole la testa, ci vuole la lucidità, ci vuole la testa giusta e questi errori assolutamente non va fatti, però purtroppo l'abbiamo commesso anche oggi e continua ad essere sempre lo stesso problema.